La rovinosa caduta all'Isola dei Famosi 2019 è costata al Divino Hotel ma qualche punto di sutura alla testa. Spinto inavvertitamente dalla scatenata Francesca Cipriani durante la prova ricompensa, è ricoverato in infermeria. Dopo che la terza puntata è andata in onda senza che il mago non fosse mai stato inquadrato, ecco che nel corso della notte sul sito del reality è uscito un video che lo ritrae per la prima volta dopo l'infortunio. Divino Hotel, il video diventa subito un cult punto nel filmato, postato sulla pagina Instagram ufficiale dell'Isola dei Famosi 2019, il Divino Hotel parla ai suoi fedeli. La caduta, esordisce, li ha fatti entrare in contatto con divinità supreme. Ma i 9 di punti di sutura non sono stati sufficienti a eliminarli. Adesso si pronunceranno. Sono sicuri che si trassero di forze nefaste, introflesse, regredienti, mistificatorie e sataniche. Al cui capo c'era un soggetto femminile con consistenti protuberanze carnose. Il Divino Hotel chiude predicando misericordia per ogni creatura anche se caduta in errore, inclusa Francesca Cipriani. Francesca Cipriani si ritira. Mossa da un'entità maligna o meno, la bombastica bionda non si rivedrà più all'Isola dei Famosi 2019. Nel corso dell'ultima puntata la Cipri si è chiamata fuori, definendo Marina La Rosa una strega. Lei e il Divino Hotel sono sbarcati come polene, concorrenti speciali provenienti da edizioni passate. Come ha spiegato Alessia Marcuzzi in diretta, non è ancora dato sapere se Hotel rientrerà ufficialmente in gara. In convalescenza, le sue condizioni di salute sono buone e i prossimi giorni saranno cruciali per stabilire se potrà tornare nel gruppo. Topico è stato inoltre il ritiro di John Vitale, dopo che è venuto a galla un suo vecchio post dove insultava Barbara D'Urso. Dimitra Hampton è la seconda eliminata all'Isola dei Famosi 2019, mentre Stefano Bettarini e John Squillo hanno compiuto il loro ingresso come nuovi naufraghi.